Sì, situazione sicuramente drammatica perché ancora questi bombardamenti turchi continuano anche pesantemente perché secondo me ci sono qualche accordo tramite grande potere e Turchia, per questo motivo può essere che loro hanno dato un tempo a Turchia fino a questo giorno, questa ora, fai cosa vuoi fare e dopo ti fermiamo, per questo motivo adesso bombardando molto pesantemente Turchia a Rojava, nord Siria. Qual è il ruolo di Assad? È un ruolo scomodo? Voi gli avete chiesto aiuto? Ma sempre autonomia ha detto che loro sono un parte di Siria. Adesso un paese attacca Siria, non solo attacca nord-est Siria oppure l'autonomia di Rojava. Allora per questo direttamente autonomia ha chiesto a Assad mandare i suoi militari sul confine per fermare quegli attacchi Turchia verso la Siria. È proprio questo, una cosa militare, una cosa per difendere Siria unita. Cosa chiedete alla comunità internazionale? La comunità internazionale sempre abbiamo chiesto, subito deve fermare questi attacchi, bombardamenti di Turchia, questa offensiva, perché fino ad ora non sappiamo esattamente quanti, però centinaia di gente sono morti, anche sono feriti. E anche gli ultimi minuti che arrivano le notizie dicono almeno sulla confine 500.000 persone, cittadini sono scappati, una cosa molto grande, perché secondo noi se fra poco non fermano questa cosa, se gente non torna dietro loro a casa e dopo un certo punto gente non tornerà mai, e allora per forza arriveranno altri paesi di sicuro. C'è il rischio anche di una pulizia etnica da parte dei curdi? Certo, perché queste zone che adesso Turchia attaccando, 30-35 km, sono tutti curdi grande parte. E allora già questi jihadisti che aiutano Erdogan con esercito turco, che chiamano fratelli musulmani oppure esercito libero siriano, direttamente loro uccidono i curdi. Avete visto anche negli ultimi giorni che direttamente loro hanno fermato una macchina di co-presidente del Partito Futuro, ha ucciso sia lei sia suo autista, e per quello motivo questi non vedano che sono civili, militari, eccetera. È questo proprio una pulizia etnica. Grazie.